Buongiorno, sono Antonio Pistillo, Italian Friends, ambasciatore di sapere e sapori di Puglia per Italian Friends. Siamo nel frantoio di Agresti, Agrolio, e in sostanza siamo qui per frantoi aperti, come recita la locandina, in compagnia della responsabile di marketing dell'azienda che ci illustra un po' qual è i loro obiettivi da raggiungere in futuro e anche quelli presenti. Prego. Buongiorno a tutti, noi appunto abbiamo aderito all'iniziativa Frantoi Aperti, come ormai facciamo da anni, proprio per dar vita, permettere alle persone di visitare la nostra azienda, nonché la nostra filiera, e che negli ultimi anni, si è completata, diciamo, proprio perché abbraccia il nostro discorso sulla filiera sostenibile e sull'economia circolare. Noi, oltre ad avere un frantoio, ci occupiamo anche della produzione di vini, oltre ad fare assistenza sia in campo agli agricoltori, e in più, da ormai 3 anni più o meno, abbiamo dato vita all'impianto di biogas, cioè agroenergy, che si occupa della valorizzazione dei sottoprodotti della produzione di olio. Questo proprio perché, appunto, come già dicevo, la nostra filosofia si basa fondamentalmente sulla sostenibilità e quindi sulla valorizzazione dei prodotti, ma anche dei sottoprodotti, cioè tutto quello che potrebbe rappresentare un problema per lo smaltimento, per noi rappresenta in realtà una risorsa. La nostra visione è proprio quella dell'economia circolare, quindi noi dalla produzione delle olive completiamo il cerchio proprio perché vogliamo restituire alla terra quello che essa stessa ci dona. Abbiamo appunto diversi frantoi all'interno del frantoio stesso. Oltre al tradizionale, abbiamo anche un frantoio moderno a due fasi e un frantoio Mori, che quindi in cui vengono spremute le olive in assenza di ossigeno. Trattiamo sia biologico che convenzionale, oltre a diverse cultivar. Frantoi aperti, cosa vuol dire questa giornata, la peculiarità di questa giornata, se ce la vuoi raccontare, cosa si aspetta il pubblico e cosa per il turismo, no? Turismo dell'olio, turismo del vino, però dell'olio è un po' la Cenerentola, stiamo cercando di farla risalire perché l'olio è un bene prezioso pugliese, lo sappiamo tutti. Prego. Molto. L'olio è alla base della nostra alimentazione, assolutamente, nonché la nostra storia, il nostro territorio e la nostra cultura. Con Frantoi Aperti vogliamo appunto dar voce a tutto ciò e cercare di rispondere a tutte le domande che molti consumatori magari si pongono e alle quali non ricevono alcuna risposta. Notiamo molta curiosità in realtà da parte delle persone che vengono a visitarci, proprio perché, come dicevi tu prima, c'è molta cultura per quanto riguarda il turismo del vino, meno per quella dell'olio. Noi con Frantoi Aperti vogliamo cercare di valorizzare quello che noi offriamo, quello che i frantoi offrono, quello che offre il nostro territorio soprattutto. Quindi cerchiamo di offrire ai visitatori sia una visita in azienda, quindi ai diversi frantoi che noi abbiamo, con annessa degustazione degli oli che trattiamo. Trattiamo principalmente di oli tradizionali monocultivar coratina, però che hanno un sapore diverso ovviamente in base alla tipologia di estrazione. Quindi, come dicevo già prima, vedremo la visita sia nel frantoio tradizionale, nel Mori, che nel frantoio moderno. Oltre all'iniziativa Frantoi Aperti, quest'anno si è aggiunta un'altra iniziativa, sempre comunque con la stessa finalità, alla fine quella di far conoscere quanto più possibile la cultura dell'olio extravergine, l'Evo Menù, ovvero diversi ristoranti aderenti presenteranno fino al 30 gennaio questo menù con accompagnati diversi oli extravergine. Noi di Agrolio,
siamo in collaborazione con 5 Quarte, che sarebbe la nostra vetrina aziendale in cui poter degustare tutti i nostri prodotti in realtà, ma fino al 30 gennaio abbiamo un menu adatto fatto ad hoc proprio per la degustazione degli oli. Grazie, grazie, molto gentile, spero che diciamo questa giornata sia l'insegna della spensieratezza per il pubblico che partecipa. Assolutamente, grazie a voi.